Ciao. Sempre sta voce da eunuco inizia. Non so come riuscire a evitarla, mi devo inventare un'altra intro. Comunque, secondo video del giorno per la serie Facciamoci compagnia. Sono a casa oggi, proprio giornata libera da lavoro. Un cavolo da fare, ho detto, vabbè, facciamo questa review, diciamo review. Tanto per chi mi chiede, perché vedo che molte me lo chiedono e mi fa piacere, vi ripresento la signorina qui presente. Scusi, si faccia ammirare. Miau. 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 Che scemo. Miau. Se preferite la faccio così la recensione. Beh sì, dai, volendo. No, ecco, è finito. Scemmia. Vabbè, dai, al limite ve la faccio risalutare alla fine. Allora, di cosa vi volevo parlare? Volevo parlare dei set, dei pennelli Real Techniques, che come saprete sono i pennelli pensati e ideati, almeno così dicono, da Samantha Chapman, che è una delle due Pixie Vu. Per chi non conoscesse le Pixie Vu, io non sarò io a spiegarglielo, anche perché dopo scontato che si conoscano, se non lo conoscete andatevela a cercare, perché sono a dir poco fantastiche. Sono ovviamente delle makeup artist, questo è scontato. Comunque, ma io non mi vorrei dilungare tanto su, insomma, sulla sua vita, sinceramente, però vi dico, allora, io ho preso due set. Dei pennelli, di tutti i pennelli che esistono, i set sono tre. Alleluia, i clacson. Vabbè, i set di pennelli sono tre, più poi c'è in vendita qualche pennello singolo. Io personalmente li ho comprati da lovemakeup.co.uk. Vi lascerò il link nel box informazioni. Io con questo sito mi sono sempre trovata benissimo. Vabbè, ho ordinato in questo sito tante volte, penso avrò fatto almeno 5-6 ordini. Non mi pagano per la pubblicità, comunque mi piacciono, mi sono trovata sempre benissimo. Il pacco mi è arrivato sempre in non più di una settimana, 7 giorni compresa il sabato e la domenica e mezzo. Le spedizioni, se non sbaglio, costano 7,95 sterline. Viene dall'Inghilterra, quindi non c'è il rischio dogana ed è tracciabile, o meglio. Vi arriva un pacco da firmare dal postino. Non mi hanno mai inviato nessun link di tracciabilità, cioè per seguire la spedizione. Sinceramente non ho avuto la necessità, nel senso che mi è arrivato sempre in massimo 7 giorni e hanno sempre spedito praticamente sempre il giorno dopo dell'ordine. Quindi, ecco, non ho mai avuto nessun problema e mai ho sentito problemi di questo tipo. Per quanto riguarda i siti online, già che ci penso, vi vorrei consigliare di andare nel forum di Clio, sempre sperando di non dimenticarmelo. Vi voglio lasciare il link nel box informazioni, perché nel forum di Clio, che poi vabbè, Clio non c'è mai, però a me non me ne frega niente, io mi sono trovata lì benissimo con tutte le ragazze che ci stanno, anche se ultimamente purtroppo l'ho frequentato molto meno. Comunque, lì c'è una sezione sullo shopping online in cui trovate dei topic aperti per quasi praticamente ogni sito esistente di shopping online. E lì ci sono le esperienze di tante ragazze, consigli. Ecco, in questo è molto utile. Oggi, per esempio, mi è stato molto utile per fare un ordine da un sito olandese. Parentesi chiusa, quindi io ho preso questi pennelli in questo sito. I set sono tre. Io ne ho presi due. Il terzo mi tenta. Però diciamo che il set che mi manca in realtà ha dei pennelli le cui, tra virgolette, funzioni sono simili a quelli che ho già. Magari cambia leggermente la dimensione, il pennello completamente diverso è solo uno. Quindi solo per questo non l'ho acquistato. Comincio col dire una cosa, il motivo per cui questi pennelli mi sono piaciuti tantissimo è che ogni singolo pennello. Ma veramente ogni singolo pennello è multiuso, cioè si può utilizzare per tantissime cose. Anche se poi nel manico c'è scritto, c'è una descrizione e l'utilizzo che ne dovrebbe avere, ma anche Sam stessa lo dice che non, insomma, ne consiglia l'utilizzo per diversi usi.
Detto questo, allora io ho preso il set da occhi. Ah, nel sito Look Fantastic, no, Love Makeup, i set costano 20 sterline e 99. Quando li ho acquistati io ne costavano 18,99, adesso hanno aumentato. Comunque li trovate anche nel sito Cocktail Cosmetics, dove io non ho mai ordinato, però il prezzo è uguale, 20,95, insomma, cambia pochissimo. Quindi dicevo, io ho preso il set da occhi. Come saprete, avete già visto, ogni set di pennelli contiene, cioè contenuto in questa, in una scatola intanto di plastica che non ho più, e in questa, che, cioè, oddio, non so come chiamarla, in questa custodia, diciamo, che può avere diversi utilizzi perché ha la cordicella qui che vi permette di. Ma chi ci va a spasso con questa? Non è che è una borsetta, comunque. Si apre con lo strappo, all'interno ci sono i pennelli, ci sono gli spazi in cui riporli e ci sono anche degli spazi in più in cui mettere altri pennelli oltre a quelli del set. Poi c'è, vabbè, là, il meccanismo che permette, così legando, di restare in piedi e fare da supporto. Adesso con questa visuale non si vede neanche, comunque, per me questo è assolutamente inutile. Cioè, se proprio non avete nulla dove riporre i pennelli per portarli con voi in viaggio, forse. Però è scomodo da usare, cioè io non l'ho mai più riutilizzata, perché sono troppo stretti gli elastici. Quindi andare a rimettere il pennellone diventa una scocciatura. Io che sono per le cose sbrigative, l'ho abbandonata subito. Comunque, quindi dicevo, io ho preso il set da occhi che si chiama Starter Set. Starter set include 5 pennelli che adesso vi farò vedere. Sono 1, 2, 3, 4 e 5. Ok, e sono questi. Comincio con quelli che uso di meno. E sono anche quelli che mi sono piaciuti di meno, ma piaciuti di meno è un termine molto relativo, perché ripeto, in realtà dipende anche da quello che, di cui avete bisogno voi. Comunque, allora, uno è questo piccolino che si chiama, se buonanotte, valla a vedere, Accent Brush. Comunque, per chi lo conosce, altro non è, secondo me, anche se non l'ho mai avuto, ma l'ho visto una volta di presenza, il rispettivo Small Smudger, si chiama Small Smudger Brush di Elf, della linea Studio, che è comodissimo perché è un pennello piccolissimo, cioè ve lo faccio vedere rispetto all'unghia del mignolo. È piccolissimo, quindi per lavori di precisione è sicuramente molto utile, quindi angolo interno dell'occhio, però io raramente faccio questi lavori di precisione, quindi non lo uso spesso. Volendo, sì, ecco, un altro utilizzo che potrebbe essere quello di, cioè per sfumare la matita, per esempio, magari all'attaccatura delle ciglia o anche sotto. Diciamo che non mi capita quasi mai sotto mano e quindi non lo utilizzo. Però, ecco, forse uno dei motivi per cui non mi capita sotto mano è perché dove tengo io i pennelli, essendo abbastanza corto, perché questo è diciamo una piccola pecca di questi pennelli che hanno il manico un po' corto. Ma questo voglio dire è molto soggettivo. Nel mio caso, vabbè, solo perché si confonde dagli altri pennelli, non lo vedo mai. E quindi non mi capita mai a tiro, solo per quello, ecco, però è un ottimo pennello. Assolutamente multiuso, come potete già immaginare. Poi c'è questo qui, che come molte hanno già detto, insomma, è abbastanza strano. Cioè, allora, viene definito, ecco, anche qui, nonostante gli occhiali, Pixel Point Eyeliner Brush. Ora, di eyeliner, come potete immaginare, visto lo spessore, ha poco. Nel senso, cioè, ho un po' paura di utilizzarlo per l'eyeliner. Probabilmente lo dovrei provare, magari, alleluia, in un giorno in cui non devo uscire, cioè, devo provare bene l'applicazione perché mi spavento un po', l'idea di fare una linea spessa. In realtà, ti ripeto, questo è anche, cioè, è un problema mio in questo caso, perché avendo io una palpebra piccola, io devo fare delle linee di eyeliner assolutamente sottili e precise. Quindi per me non andrebbe bene, perché una palpebra più grande, palpebra mobile più grande, sicuramente potrebbe andare benissimo. Anche perché diciamo che rimane abbastanza rigido quando si va ad appoggiare e se lo toccate così si sente proprio la punta rigida. Io sinceramente avevo pensato di utilizzarlo come contorno labbra o
per esempio sfumare i contorni di una matita color carne quando la utilizzo ogni tanto per togliere le discromie. Anche questo no, è assolutamente multiuso, però non mi capita mai sotto mano, non è un pennello che utilizzo frequentemente. Quindi già direte, vabbè, su 5 pennelli, 3 e 2 non li usi, però secondo me questi 3 per esempio valgono tutto il set. Anche perché per quanto il prezzo possa sembrarvi caro, quindi 21 sterline circa 25-26 euro, sono pur sempre 5 pennelli validissimi. Questo discorso vale secondo me di più per i pennelli da viso. Lì la convenienza è sicuramente più evidente. Comunque, gli altri 3 pennelli sono questi. Questo qui che si chiama Brow Brush, brow sopracciglia, perché è un ottimo pennello da sopracciglia nel caso in cui utilizzate un ombretto e mi è capitato di farlo. Volendo, non è neanche male per l'eyeliner, perché anche se ha una sezione abbastanza non troppo sottile, ecco, quando si va a prelevare un eyeliner in crema, le setole si compattano abbastanza e quindi la linea viene abbastanza sottile. Non sottilissima, ma abbastanza sottile. Poi assolutamente ottimo per mettere l'ombretto sotto la rima inferiore dell'occhio. Ottimo per tamponare l'ombretto nella rima interna dell'occhio sopra la matita, cosa che io faccio spessissimo. Insomma, anche questo, cioè, io vi ho già citato almeno 3 utilizzi diversi. Quindi, anche questo, ottimo pennello. Appunto, piccolo appunto. Tutti, insomma, tut le setole sono tutte cruelty free perché sono di Tacloron, non sono due, a me, secondo me non lo sono perché non, no, per me non lo sono, non sono due fibre come possono sembrare, ma semplicemente hanno le punte bianche che vi consentono di vedere quanto prodotto prelevate, assolutamente un'ottima cosa per me. Ecco, io tengo alla fine quello, uno dei miei preferiti. Poi c'è questo qui che si chiama Base Shadow Brush, base ombretto, oddio. Intanto questo tipo di fibre è ottimo per applicare sia i prodotti in crema che i prodotti in polvere, sia che siano polveri compatte che polveri libere. Prelevano bene qualsiasi prodotto. Questo qui, allora, somiglia a un pennello da sfumatura. Però è molto morbido, anzi forse anche troppo morbido. Quindi io lo vedo ottimo per sfumare il correttore qui sotto il contorno occhi. Io utilizzo più spesso le dita, come avete anche visto fare, però mi è capitato di utilizzare anche questo. Soprattutto questo l'ho utilizzato con il. Avevo un campioncino di correttore di MAC, il. Non mi viene il nome. Il Select Cover Up, fantastico. Ecco, lo sfumavo con questo e mi ci trovavo benissimo. Anche per sfumare in realtà sopra la palpebra, però preferisco gli altri che vi mostrerò dopo. Ottimo per applicare l'illuminante. Anche questo, insomma, ci potete fare un sacco di cose. Poi, in questo set, cioè, questo qui è il mio preferito in assoluto, che si chiama Deluxe Crease Brush. Crease perché è ottimo per sfumare l'ombretto della piega, ha una sezione rotonda, assolutamente rotonda, proprio circolare. Le setole sono molto compatte come si può vedere, ritornano subito al proprio posto. Anche questo si può utilizzare per il correttore, però mi è un po' sprecato, nel senso che io una volta che ce l'ho preferisco utilizzarlo per la piega, per sfumare nella piega. Se dovete fare però delle sfumature molto 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 morbide. Per sfumature precise non è molto indicato avendo questa sezione rotonda. Sicuramente è molto più indicato per occhi più grandi, quindi per palpebre più grandi. Nel mio caso risulta un po' troppo grande, però dipende dal trucco che devo fare, io mi ci trovo benissimo lo stesso. Diciamo che io fondamentalmente non boccio nessuno, non mi sento di bocciare nessuno di questi pennelli. È chiaro che poi ognuno, in base all'utilizzo che ne deve fare, che capelli del cavolo, decide di acquistare insomma uno o l'altro. Poi andiamo invece all'altro set che comprende 3 pennelli e si chiama Travel Essential Set. Allora, questo
Questi sono i tre pennelli. Diciamo che il colore del manico indica anche l'utilizzo, cioè il destino, diciamo, di quella linea di pennelli. Questi col manico viola sono i pennelli da occhi. Questi col manico. Che colore è? Un giallo, ocra, arancione. Indicano i prodotti per base viso, quindi fondotinta, correttore, eccetera. E poi ci sono questi. Col manico fucsia, che non mi ricordo adesso, comunque sono quasi tutti pennelli da polveri grandi, blush, eccetera. Allora, iniziamo. Allora, questo forse vale tutto il set, perché come ho già detto nel video sui pennelli MAC, secondo me questo sostituisce quasi perfettamente il 217 di MAC. Cioè, secondo me nella funzione è simile, se non uguale, perché si chiama intanto. Domed Shadow Brush è un pennello col quale potete fare un trucco praticamente, perché è abbastanza compatto per permettervi di applicare un ombretto. È abbastanza cicciotto e morbido per permettervi di applicare e sfumare contemporaneamente. È assolutamente un pennello multiuso, che più multiuso non si può. Anche questo per il correttore va più che bene, perché è più morbido di quello che vi ho fatto vedere prima, quello rotondo, sezione rotonda. E niente, io lo adoro, cioè, lo uso quasi indistintamente dal 217 di MAC, veramente, veramente fantastico. Poi c'è questo qui che si chiama Essential Foundation Brush, che ha appunto le sembianze di un pennello da fondotinta, però è piccolino. Ora c'è un discorso: io non ho mai applicato in vita mia il fondotinta con un pennello da fondotinta. L'ho applicato con le mani, con la spugnetta, che sia la Beauty Blender, che sia la spugnetta di lattice classica, oppure con pennelli flat, tipo il Powder Brush di Elf, o altri. Quindi io sinceramente col fondotinta non ce lo applicherei, non lo applicherei. Però questo si può essere, allora, siccome è molto particolare, perché diciamo che certi fondotinta, almeno dei pennelli da fondotinta che ho visto finora io, hanno le setole lunghe, quasi tutte lunghe, con la stessa lunghezza fino alla fine. O meglio, diciamo che diventa più graduale verso la punta questa cosa. Invece questo, non so se si può notare, vedete, le setole bianche che vedete qui, è perché la lunghezza delle setole qui già è più corta. Quindi permette veramente una stesura del prodotto senza strisce, quindi per chi ama questo tipo di applicazione, secondo me questo è perfetto. Poi sono tutti ultra stra morbidissimi, non mi hanno mai perso un pelo neanche per sbaglio, mai ho visto una goccia di colore durante il lavaggio, mai, veramente. Sono made in Cina, perché non mi ricordo dove l'avevo letto, credo nella scatola, sono made in Cina. Non che, cioè, allora, come dicevo l'altro giorno dal Guerra, che mi ha risposto sotto un commento in un altro video. Ciao Ricca. Nel caso dei pennelli non è una cosa necessariamente negativa il fatto di essere made in Cina. Questi probabilmente sono prodotti anche in maniera seriale, anche se c'è scritto nel sito che sono poi tagliati a mano. Quindi le setole vengono assemblate nel manico, tra l'altro sono molto leggeri, e poi vengono tagliati a mano. Comunque, sicuramente sono tagliati benissimo, ma veramente benissimo, perché sono perfetti. Tutti perfetti, nessuno difettato. E poi comunque, ripeto, questo non è un pennello che utilizzo tantissimo, però all'occasione l'ho utilizzato e mi sono trovata benissimo. E poi c'è questo che mi avrete visto usare già 300 miliardi di mila volte, che è il Multitask Brush, ma il nome fu più adatto perché è veramente un pennello multitask. Allora, io volevo un pennellone da cipria, quindi questo è uno dei motivi per cui ho scelto questo set. Nell'altro set ce n'è un altro pennello da polveri, credo sia un po' più grande di questo, però poi alla fine ho scelto questo, e tra l'altro ci sono quattro pennelli nell'altro set, però alla fine ho deciso di prendere questo perché c'era quel pennello da sfumature che mi piace da morire, e secondo me ho fatto bene. Questo qui non è grandissimo, però per quanto mi riguarda ha una consistenza perfetta, perché se fosse stato leggermente più compatto,
leggermente meno compatto, non sarebbe, avrebbe perso questa multitask, questo essere multitask, ecco. Perché io lo uso per un, cioè, durante la mia base lo uso per la cipria. Oggi, per esempio, l'ho utilizzato per mettere la Mineralize Skin Finish di MAC, quindi sia per la cipria uniformante che per quella, diciamo, fissante. Poi lo utilizzo per il bronzer perché non è troppo grande, quindi mi consente una cosa molto 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 sfumata. Volendo lo potrei utilizzare anche per il blush. E l'ho fatto, ma non, di solito non lo faccio perché mi scoccia sporcarlo di blush, così non ho bisogno di lavarlo troppo spesso. Poi per il tipo di setole che hanno, si asciugano anche molto velocemente. Per esempio il powder brush di Elf, cioè lavarlo significa metterlo fuori uso, nel mio caso sinceramente per 3-4 giorni. Ed è un po' una scocciatura, quindi diciamo che, ecco, questo è un altro dei motivi per cui io vi straconsiglio, vi straconsiglio, vi straconsiglio questi pennelli. Li ho acquistati io, li ho pagati, ve l'ho già detto, quindi non c'è nessuna cosa. Io se tornassi indietro, io quando ho iniziato, penso come quasi tutte, ho ordinato il classico set di pennelli e mi ero fissata come tutte con i set di pennelli per avere 75.000 pennelli in un set solo. Set di cui poi, se ce n'erano due o tre buoni da utilizzare, era già tanto. Questi sono dei mini set di pennelli con un prezzo medio-alto, però io direi più medio che alto, però che vi offrono una qualità veramente altissima e con pochi set, cioè anche con due set, che poi ci sono anche quelli singoli, ma secondo me non convengono tanti quelli singoli, anche se ce ne sono di molto interessanti, ecco, quindi per sfizio qualcuno si può anche prendere. Però per esempio, con questi due set potete farci tutto, perché avete il pennello, volendo avete il pennello per il blush, avete il pennello da sfumatura, avete quello di precisione, avete il pennello per qualsiasi cosa. Quindi io mi sento assolutamente di straconsigliare, non di consigliare, ma di straconsigliare questi pennelli. Va bene, è stato lunghissimo come al solito. Purtroppo Zoe se n'è andata a farsi i cacchi propri. Spero vi sia stato utile. Al prossimo video. Ciao!